tutti vogliono sapere quali sono le migliori serie televisive per imparare l'inglese. Beh, questo è esattamente quello che vedremo nel video di oggi, quindi guardalo fino in fondo perché ti sarà estremamente utile. Infatti, oggi vedremo le 10 migliori serie televisive per imparare l'inglese e per valutarle ho usato moltissimi criteri. Ad esempio, una delle serie televisive più di successo degli ultimi anni è Il Trono di Spade, Game of Thrones. Però, nonostante sia una bella serie, specialmente le prime stagioni, ha un problema grande per chi vuole imparare l'inglese. Ed è il problema degli accenti. Che cosa vuol dire? Che nella serie ogni personaggio ha un accento differente che varia dallo scozzese, nel nord dell'Inghilterra, est, ovest, il sud, eccetera. E questo ovviamente rende complicatissima la cosa per chi non ha un'estrema padronanza della lingua inglese. Infatti sono pochissime le persone che conosco che sanno vedere Game of Thrones in inglese senza dover usare sottotitoli. Un'altra serie di successo degli ultimi tempi si chiama House of Cards, che è una serie che parla di politiche americane, di complotti, di raggiri, eccetera. In questo caso l'ascolto è molto più facile, infatti l'accento è sempre molto standard e addirittura gli attori parlano in maniera molto lenta e chiara. Allora, perché non è finita in questa lista? Beh, molto semplice, perché è una serie di complotti, come detta, molto molto drammatica. Non c'è azione, è tutto discorsi. Questo purtroppo vuol dire che se perdi una sola battuta, rischi di essere totalmente tagliato fuori da ciò che sta succedendo e dunque se siamo tagliati fuori non capiamo cosa succede, non ci piace più, vederla diventa un peso e non la guarderemo più. Invece i video di oggi vogliono essere tutt'altro, vogliono essere davvero le migliori serie per imparare l'inglese. Iniziamo subito. Beh, la prima serie è ovviamente Friends. Perché ovviamente Friends? Perché è la serie statisticamente più usata dalle persone che vogliono imparare l'inglese nel mondo. Quindi, se la usano tutti, perché non dovresti usarla anche te? Effettivamente i vantaggi di Friends sono diversi. Come tutte le sitcom, sono episodi corti, da 20 minuti, quindi molto facili da inserire nella nostra giornata. I temi sono molto leggeri, ci sono molte battute, molto facili da vedere. E in più, sono probabilmente episodi che hai già visto, perché la serie è davvero, davvero famosissima. Quindi, anche se non capisci tutto, è molto probabile che tu già conosca ciò che stia succedendo e quindi è più facile da seguire. Ovviamente più è facile da seguire, più la seguiremo, più episodi vedremo, più vediamo, più ascoltiamo e più ascoltiamo, più impariamo a capire l'inglese. La seconda serie si chiama Seinfeld, che per certi versi è abbastanza simile a Friends, nel senso che è una sitcom, episodi corti, commedia molto veloce, molto leggera, ma secondo me ha dei vantaggi in più, nel senso che gli attori tendono a parlare leggermente più lentamente che in Friends, quindi potrebbe essere addirittura un po' più facile da capire. Ma in realtà serie come queste ce ne sono tantissime, basta che tu cerchi la tua sitcom preferita e te la guardi. Un gran vantaggio, come detto, può essere scegliere una serie che tu hai già visto in italiano, perché appunto ti permette di vederla con più facilità e anche se non dovessi capire tutto, potresti comunque seguirla senza problemi. E la nostra terza serie è leggermente diversa perché sono dei cartoni animati e ovviamente sono i Simpson. I Simpson sono una delle serie più consigliate personalmente da me ma da tantissime persone per imparare l'inglese, perché tutti, o quasi tutti, abbiamo visto e rivisto e rivisto gli episodi dei Simpson. Quindi abbiamo un'enorme familiarità con questo contenuto e potremmo vederlo anche in un'altra lingua, anche quando siamo all'inizio e quindi il nostro livello di comprensione è abbastanza basso. Ma sapendo esattamente ciò che succede, sapendo già le battute, è molto più facile da capire. Poi ovviamente se il nostro livello è molto molto basso, però ti posso consigliare Diventare Poliglotta, un libro di oltre 200 pagine che ti spiega tutti i segreti che i poliglotti usano per imparare le lingue velocemente e facilmente. Se ti stai chiedendo quanto costa, lo puoi comprare se vuoi su Amazon per 50 euro, 51 in realtà, o lo puoi avere gratis nel link che ti lascio qua in descrizione. Non è un ebook, è un libro, l'unica cosa che ti chiedo di fare è coprire i costi di spedizione. Potrei anche avere questo più altri libri se vuoi, potrei anche avere gli audiolibri, ma vai nel link in descrizione e troverai tutti i dettagli. Ovviamente io ti ho detto dei Simpson, ma puoi allargare anche ad altre serie simili, ad esempio Family Guy, ricordati che i Griffin in inglese si chiamano Family Guy, o American Dad, eccetera. Al quarto posto della nostra lista c'è Star Trek. Adesso Star Trek può piacerti o non piacerti, se non sei in quel mondo lì, lascialo stare, non lo guardare. Il vantaggio però è che se sei in quel mondo lì, lo amerai, ti innamorerai della serie e te le guarderai tutti gli episodi. Ovviamente i vantaggi se te li guardi tutti sono ovvi,
fai un sacco di ascolto e imparerai, migliorerai tantissimo il tuo inglese. Star Trek ha anche il vantaggio che gli attori parlano in maniera abbastanza chiara e scandita, quindi è un po' più facile da seguire di altre serie. Ma cambiamo ancora genere, andiamo sul poliziesco. Il poliziesco ha degli svantaggi, perché ovviamente ci sono molte dialoghi e devi capire cosa dicono, perché sennò non sai come arrivano a catturare il criminale. Ma il vantaggio è proprio questo, la struttura è sempre quella. C'è l'assassino, c'è la polizia che cerca l'assassino e trovano l'assassino. Se ti perdi qualche pezzo nel mezzo non succede nulla, sai che tanto alla fine quella è la struttura e quello è quello che succederà. Bene, di polizieschi ovviamente ce ne sono un'infinità. Io ti consiglio, ho messo in questa lista The Mentalist. Perché? Semplicemente perché l'attore principale, essendo un personaggio un po' così, tende a parlare molto lentamente, molto chiaramente, e questo aiuta a capire. Ma ovviamente sentiti libero di scegliere la serie poliziesca che ti piace di più. L'importante, come detto e come lo ripeterò sempre, è fare tanto tanto ascolto. Quindi qualsiasi serie che ti permette di guardare molti episodi è quella giusta per te. Ho perso il conto delle serie, ma dovremmo essere alla numero 6. La numero 6 è The Walking Dead. Allora, questa è una serie che io personalmente non amo tantissimo, ma ha dei vantaggi secondo me enormi per imparare le lingue. Io personalmente l'ho usata molto per imparare il francese. E quali sono questi vantaggi? È una serie totalmente basata sull'azione. Se non la conosci, è una serie che va di zombie che vogliono uccidere gli uomini. Punto, molto molto semplice. Quindi anche dovessi non capire tutto, non è che ci serve un genio per seguirla. Ci sono i zombie, ci sono gli uomini. Ogni tanto gli uomini si ammazzano tra di loro, ma la serie è quella. Come per i film, io consiglio sempre di iniziare con i film d'azione, proprio perché se l'azione ci guida e non abbiamo la necessità di capire ogni singola parola, abbiamo un enorme vantaggio. Quindi questo è il primo grande vantaggio di The Walking Dead. Il secondo grande vantaggio qual è? Che è molto molto accattivante, nel senso che sono molto molto bravi a costruire la fine dell'episodio che ti fa venire voglia di vedere il successivo. E quello è esattamente ciò che stiamo cercando. Se troviamo una serie che quando finisce un episodio abbiamo molta voglia di vedere il successivo, allora abbiamo fatto tombola. Perché? È ovvio, se ci pensi, quello che dobbiamo fare noi è fare tanto ascolto. Se una serie ci dà naturalmente una grande volontà di continuare a vedere video in inglese, siamo a cavallo. Eh sì, perché molta gente si deve sforzare di vedere video in inglese. Magari si vede un film, capisce poco, si demoralizza e passa mesi senza vederne un altro. Quindi capisci che una serie che ti spinge a vedere 10, 15, 20, 50 episodi uno dopo l'altro è proprio ciò che fa per te. Questo è il motivo per cui, nonostante io non ami particolarmente questa serie, credo che sia l'ideale per chi vuole imparare l'inglese, o qualsiasi altra lingua ovviamente. La serie numero 7 è simile per alcune ragioni alla serie numero 6. Infatti parliamo adesso di Lost. Lost di per sé non è una grandissima serie, perché continua a metterti punti di domanda su punti di domanda solo per arrivare alla fine e dirti non c'è una vera storia dietro tutto questo. Ma ha un enorme vantaggio. È stata una delle serie più di successo di tutti i tempi. Perché? Perché quando vedevi un episodio avevi l'enorme voglia di vedere il successivo. E questo ha spinto le persone a continuare a vederla. Quindi potrebbe spingere te a continuare a vedere gli episodi. Se lo fa, ti permetterà di imparare l'inglese. Se poi è una serie che non ha una fine, non ha un senso, chi se ne frega, l'importante è che ti aiuti a imparare l'inglese. E in più molti dialoghi tendono a essere abbastanza chiari, perché devi sapere una cosa. Gli attori americani, sono bravissimi, tendono a fare questa cosa. Quando vogliono dare più spessore a ciò che stanno facendo, più drammaticità, tendono a parlare molto, molto piano. E quindi la serie è tutta piena di questi tipi di dialoghi in cui la gente parla lentamente, e questo ti può permettere di imparare a capire l'inglese molto velocemente. Ok, facciamo ancora un cambio. Restiamo su delle serie che ti possono essere utili perché ti spingono a vedere l'episodio successivo, ma abbandoniamo di nuovo le serie televisive con attori e torniamo ai cartoni. Infatti adesso ti voglio consigliare i manga. I manga, essendo giapponesi, sono doppiati da dei doppiatori americani, quindi tutti con un accento estremamente standard, dizione perfetta, quindi molto facili da capire. In più i manga ovviamente li trovi di ogni tipo, da commedia a drammatici all'azione, ma ce ne sono diversi che sono proprio basati come le serie che abbiamo letto prima. Quindi
dopo che hai visto un episodio, hai la voglia di vedere il successivo. Una delle più famose degli ultimi anni si chiama Attack of Titans. Questa, gli episodi limitati, sono pochissimi, credo una ventina in tutto, ma ha avuto molto molto successo proprio perché è facile da seguire e vuoi ogni volta sapere cosa succede nell'episodio successivo. Un'altra serie molto conosciuta è One Piece. Bene, One Piece ha un vantaggio secondo me enorme. Le puntate sono tantissime, è facilissimo da seguire, è molto avvincente e te le puoi vedere una dopo l'altra senza problemi. Questa è un'altra delle serie che ho usato io per imparare il francese e ti posso assicurare che nel giro di pochi mesi ti puoi vedere centinaia di episodi senza neanche rendertene conto, semplicemente perché ti va di vederli. Ma bene, facciamo un altro salto, siamo alla numero 8, 9, non lo so, ho perso il conto. Parliamo adesso di una serie o di alcune serie che sono pensate esattamente per chi vuole imparare l'inglese. Extra è una serie britannica basata un po' sulle sitcom, quindi simile a ciò che abbiamo visto all'inizio di questa lista, ma estremamente, estremamente facile. Le puntate sono molto più semplici all'inizio, diventano più complicate alla fine, ma sono fatte per chi vuole imparare l'inglese. Quindi se il tuo livello non è abbastanza alto per vederti una serie vera e propria di quelle standard, puoi iniziare da qui. Ovviamente te lo ripeto ancora una volta, se fai fatica a vedere anche queste serie o vuoi migliorare più velocemente, diventare poliglotta, libro gratis, paghi la spedizione, te lo mando a casa tua, ti assicuro che contiene tutti i segreti per imparare le lingue. In più è gratis, devi solo pagare la spedizione, non so cosa si può volere di più. Continuiamo, la prossima non è in realtà una vera e propria serie, ma è... sono delle cose che sono nate su internet, su YouTube. Si chiamano video reazione, reaction video. Cosa sono? Sono video in cui le persone si mettono davanti a una telecamera e fanno vedere le loro reazioni davanti a un certo evento, che può essere un evento sportivo, una canzone, un evento successo nella vita reale, eccetera. Questi tipi di video sono molto molto leggeri, molto facili da seguire per diverse ragioni. Primo, tendono a essere molto corti, la media è intorno ai 5 minuti, quindi possiamo tranquillamente inserirli nella nostra vita quotidiana. Secondo, sono una reazione, quindi non c'è tantissimo dialogo, non devi capire tutto ciò che dicono. Beh, infatti immaginati qualcuno che reagisce a un evento sportivo, ti fa vedere l'evento sportivo in un angolino e tu vedi loro che reagiscono e senti quello che dicono. Anche se non capisci tutto, vedendo l'evento sportivo ti puoi immaginare la reazione, vedi il tono di voce, il linguaggio del corpo e capisci più o meno quello che sta succedendo. Quindi puoi seguirle anche senza capire una parola d'inglese. Poi col tempo diventerà tutto più facile. Abbiamo finito le nostre serie, ma ti voglio dare un bonus, un extra in più per riuscire proprio a migliorare il tuo inglese il più velocemente possibile. Queste non sono delle serie, ma sono delle conferenze, quindi puoi trovare del materiale su qualsiasi argomento. Questo vuol dire che non importa quale argomento tu adori o quali argomenti tu adori, troverai sicuramente molto contenuto su quell'argomento o su quegli argomenti. Sto parlando ovviamente di TED Talk, che sono delle conferenze in cui vengono invitati gli esperti mondiali su ogni cosa a parlare della loro area di expertise, quindi ciò in cui sono bravissimi. Puoi ricercarli e ascoltarti tutte le cose che vuoi, quindi indipendentemente da quali siano le tue passioni, puoi trovare delle cose adatte a te. Queste erano le serie che secondo me sono le più efficaci per imparare l'inglese. Beh, ovviamente nel video di oggi ho dovuto fare un'enorme selezione, quindi ho lasciato via un'infinità di serie che potevano essere in realtà ottime per imparare l'inglese. Se tu pensi che ci siano delle serie che io abbia lasciato da parte, ma che siano davvero importanti, beh, lasciamelo sapere nei commenti qui sotto. Ti ricordo che in questo video non ti ho messo le serie britanniche apposta, perché farò un video a parte solo sulle migliori serie britanniche per imparare l'inglese. Quindi se la tua intenzione è quella di imparare l'inglese con l'accento un po' più British, non ti preoccupare, ci sarà il video anche per quello. Nel frattempo ti ricordo che puoi ordinare e fartelo arrivare a casa tua, Diventare Poliglotta, un libro di oltre 200 pagine con tutti i segreti per imparare le lingue in maniera facile ed è veloce. Non devi pagarlo, te lo mando gratis, copri solo i costi della spedizione. Se poi vuoi puoi farci aggiungere altri libri, se poi vuoi ci puoi far aggiungere gli audiolibri. Puoi anche avere un videocorso gratis che si chiama Imparare l'inglese, scusami, inglese a portata di mano. Puoi fare inglese in 3 giorni, che non è gratis, ma è il numero 1 al mondo, ti lascio le testimonianze di chi ha fatto il corso.
Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale, fare tutte quelle altre cose che sai che devi fare. Ciao! Volevo chiederti se il video ti piace, di mettere un bel mi piace sul video, ma anche di condividerlo con gli amici, perché alla fine se aiuta te potrebbe aiutare anche gli altri. E infine di iscriverti al canale e di schiacciare anche quella piccola campanellina che c'è a fianco, che ti permetterà di sapere ogni volta che esce un mio nuovo video. Perfetto!